sul nostro palco l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, il professor Enzo Garganese. Noto con piacere che è arrivato anche il signor sindaco. Un applauso anche a lui. Dica presidente, vuole fare un saluto al nostro pubblico? E cedo il microfono. Certo, un saluto al nostro pubblico, ma soprattutto a voi. A voi che siete stati così bravi e già con queste prime esibizioni mi avete veramente emozionato. Sono molto emozionato, davvero. Perché, vedete, chi come me ha vissuto gran parte della propria vita in mezzo ai ragazzi, e quando poi ci ritorna è un'immersione di gioventù e naturalmente è un'illusione, perché gli anni sono quelli che sono, ma insieme a voi veramente questa sera mi sento rinnovare le energie. Voi siete così bravi e dovete ringraziare soprattutto i vostri genitori innanzitutto, e poi chi vi guida, perché ci vuole una grande pazienza e un grande veramente amore per la musica e nell'incanalarvi in questa disciplina veramente formativa. Guardate, chi si dedica alla musica rivela già una sensibilità, un animo, una tendenza all'amicizia, allo stare insieme. Se attraverso la musica noi facessimo questo tipo di esercizio, sapete quante cose brutte non accadrebbero più nel mondo? Moltissime. Quindi io vi auguro veramente di cuore di proseguire nello studio di questa disciplina. Poi se qualcuno diventerà importante, tanto di guadagnato. Se non lo sarà, userà la chitarra per puro piacere personale e per gli altri che stanno ad ascoltare. Bene, io vi saluto, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie presidente, ora cedo il microfono ad Alessia Starnativo. Siamo arrivati alla quarta esibizione con una nostra compagna di corso, come un pittore demodà, canta Alessandra Argentiero.